Watta e a tutti ciurma e benvenuti da Giocherina in questo nuovo video. Non mi ricordo chi mi aveva suggerito in una delle mie ultime live questo giochetto che si chiama Flappy Bird. E siccome oggi ragazzi è sabato ed è il giorno in cui ci discostiamo un pochettino dalle serie della settimana, mi sono detta perché non provare sto giochetto che ho già visto di che si tratta. Infatti chi me l'aveva suggerito me l'aveva detto: Giocherina, guarda che quel gioco fa sclerare tipo tantissimo, quindi ti divertirai proprio come una pazza. È un gioco estremamente semplice ragazzi, perché si tratta di far volare questo uccellino carinissimo fra dei tubi, ovviamente utilizzando il tasto del mouse, o si può usare anche la barra spaziatrice, ecco, per farlo passare fra i tubi saltellando, ovviamente senza colpirli i tubi. Sto giochino mi si è creato per smartphone effettivamente, però siccome io mi trovo molto più comoda su PC, ovviamente, ecco, lo giocherò su PC. Quanto può essere bello l'essere umano che crea cose, giochi apposta per far, oh mio Dio, sclerare la gente. Io non ce la farò mai a superarne nemmeno due, ma qua andiamo proprio alla grandissima. Oddio, ma può essere tanto impossibile? No, scusate, magari con le dita è più semplice, non lo so. Vabbè che effettivamente sto usando anche adesso un dito, cioè sto premendo il tasto del mouse, non è che c'è molta differenza. A parte che la creazione dei tubi è totalmente tipo a caso, ragazzi, perché notiamo che cambiano ogni volta, quindi non devo manco, tipo, preparare psicologicamente. Cioè, è possibile che non riesca a passare neanche il secondo? È possibile? Perché mi sa che fra un po' comincio a sclerare. Proviamo ad usare la barra spaziatrice, che farà un casino della miseria. Ecco, no, mi sa proprio di no, guarda, perché mi sa che se più premo, forse più va in alto, una roba del genere. Ecco. Oh, madre mia! Sto gioco è fatto apposta per me, proprio apposta per me, grazie. Chiunque, porca vacca miseria, me l'abbia consigliato. Cioè, non è possibile, cioè no. E vabbè, ho troppo poco, ho troppo tanto, che troppo tanto manco si dice, cioè non è corretto. No ragazzi, no, sul serio, non è possibile, non è possibile che non riesco a fare manco i primi due tubi. Non può essere normale una cosa del genere. Possibile che so così deficiente? No, sul serio. Cioè, oddio, è possibile, per carità. Per... ah! Che divertente questo gioco. Davvero divertentissimo. Cioè, no, raga, non posso finire questo video senza passare manco il secondo di... manco il secondo tubo! Non è possibile! Cioè, mi dovrei vergognare veramente... Ma no, c'ero! Non può essere così... così assurdo. Non può essere che io sia così deficiente. Oddio, forse può essere. Okay, ecco qua, c'ero! Ho detto, miracolo! Ho passato il secondo tubo! Non può essere... Non può essere! Ce la stavo a fare, porca pupazzetta! Vediamo se ce la posso fare! Perché presto inizierò a sclerare! Ecco. Perché non so, ovviamente essendo random, non so a che altezza prepararmi. Ma porca vacca, non posso passarne 3, 4, 5 senza morire per forza ogni santa volta? Mi sa di no, Giocherina, perché se no non farebbe
ridere, no? Che cavolo! Manco ci sono arrivata al quarto. Cioè, posso essere veramente così impedita? Sì, giocherina, sì, puoi esserlo, mi starà dicendo questo uccello deforme. Che uccello è? Che uccello? Madre mia, non è possibile! Se l'avevo passato! Ecco. Io che pensavo di poterne passare due senza morire. Sì! Giocherina sogna. Sogna, giocherina, sogna, giocherinetta, sogna, giocherina. Porca la pupazza, mi sto arrabbiando. Mi sto arrabbiando se non passo i tubi. E che due palle, me sto proprio a rompe. Me sto a rompe proprio le pallette. Non è possibile che io non ce la faccia. Oh, sì, è possibile, giocherina, perché tu sei scema, sei proprio una cretina. Ho fatto anche la rima, oh, sì. E adesso non ce la farai nemmeno un po', perché sei proprio scema, ma guardate però. Vabbè, niente. Ok, la canzoncina è andata avanti pure troppo tempo. Intanto sto continuando a morire. Come una scema. Ok, perché forse. Ecco, mi stava a distrarre cantando. Sì, credici, giocherina. Allora, io, raga, il mio obiettivo è passarne almeno 10. Però di sto passo. Cioè, il video potrebbe durare tipo 2 giorni, eh. Cioè, non è possibile, no? Ecco. Oh, non è possibile che io sia così impedita, veramente. Posso farne almeno 10? Ah! Almeno 10 per questo video super speciale del sabato? A posto. Mi sa che 10 tubi, ragazzi, me li posso tipo sognare. Se andiamo avanti così, proprio. Ma chi se l'è inventato sto gioco? No, sul serio, io lo voglio conoscere. Lo voglio conoscere il sadico che si è inventato sto giochino, lo voglio conoscere per potergli stringere la mano e stritolargliela e dirgli: ma tu sei un sadico, tu odi il genere umano perché non ti puoi inventare un gioco del genere. Non puoi, cioè, che la gente poi spacca gli smartphone. Ah, adesso ho capito perché l'ha fatto. Si sarà messo d'accordo tipo con qualche casa produttrice di smartphone che avrà detto: oh, inventati un gioco che fa sclerare la gente, così magari la gente poi spacca i telefoni ed è costretta a comprarsene degli altri, capite? Cioè, secondo me dietro a sto gioco ci deve stare qualche complotto tipo internazionale, mondiale, globale, una roba del genere, perché. Cioè, io spiegazioni non ne trovo, va bene? Porca pupazza! 5 almeno, posso superarne 5? La metà di quello che mi ero prefissata? Posso? Non è possibile. Cioè, posso farcela, lo so che posso farcela, ma perché non ci riesco? Oh. Oh, ancora prima di passare il primo, è veramente umiliante. Veramente umiliante. Ok, piano. Piano. No, cavolo, ero sulla strada giusta. Comunque, se volete seguire, ragazzi, la scia di chi mi ha consigliato questo giochetto, ecco, lo sapevo, questo giochetto meraviglioso, potete ovviamente consigliarmi altri giochetti che tipo fanno sclerare malissimo, eh? Potete, sempre per l'appuntamento del sabato, cioè sarebbe una cosa proprio carina, capite? Ecco, che palle! Cioè, è possibile che non riesco mai a superare il mio massimo alla prima? O to, alla seconda, al secondo tentativo? È impossibile. Ci provo l'ultima volta, ragazzi. Non è normale tutto questo, non è normale. Non
può essere normale. No, che no. Pensavo di farcela, ragazzi. Pensavo di farcela. E invece no! Vabbè, comunque, almeno ho superato la metà dell'obiettivo che mi ero prefissata. Dai, mi sono avvicinata a 10, però è stato veramente umiliante, ragazzi. Io continuo sempre a gettare la mia dignità tipo nel cesso. Vabbè, spero che questo video vi sia piaciuto. Questo video termina qui. Grazie a tutti, un bacione. E un budoscio a tutti, ragazzi. Ciao! Io ci riprovo. Cioè, adesso è diventata proprio una questione di principio. È diventata proprio una questione.